Buonasera e benvenuto in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e questo è il mio gameplay walkthrough in blindrun, quindi lo sto giocando per la prima volta, di Pentiment, questo nuovo videogioco sviluppato da Obsidian Entertainment e approdato direttamente a Day One su Game Pass. Allora, nello scorso episodio eravamo arrivati all'orario di cena e dovevamo andare a cenare appunto con il nobile Lorenzin, mi sembra si chiamasse, e l'abate. Quindi usciamo dallo scrittorium e andiamo verso la casa dell'abate. Vediamo, dovrebbe essere. Prima dobbiamo andare a lavarci. Possiamo entrare nella casa del priore, però potevamo già entrare nella casa del priore. Vediamo se è cambiato qualcosa. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Noi questa l'avevamo già presa. Ancora non so come collegare i simboli elementari sulla polvella con i simboli astrologici sul cefrario. Finché non capisco come fare, non potrò decifrare il messaggio che ho trovato nel libro di Ferenc. Ho trovato il passaggio segreto nella cripta. Deve esserci un libro in biblioteca che possa aiutarmi a capire. Attenzione! Se riuscissi ad entrare in biblioteca, sono sicuro che troverai un libro che può aiutarmi. Sora illuminata è di quasi tutto il giorno. Forse potrei trovare un modo di entrare dopo il tramonto. Al limite, potrei chiedere a Werner o a Werner Stolz. Abita a nord del villaggio. Ho la sensazione di non piacergli molto, ma troverò un modo di ottenere delle informazioni da lui. Ok, abbiamo capito come proseguire in questo enigma. Ora però dobbiamo andare. Possiamo non passare dal cimitero però. Possiamo passare dalla chiesa oppure andare nel dormitorio. Andiamo nel dormitorio, troveremo dei frati qui dentro, dato che è ora di cena. Vediamo. No, si esce dal chiostro. Qui però possiamo effettivamente andare a lavarci, vero? Cortile e lavatorium, ecco qua. Dobbiamo andare prima al lavatorium. E infatti troviamo dentro qualcuno. Fratello Piero. Andreas, mi fa davvero piacere che ti unirai a noi per cena, anche se le circostanze sono piuttosto insolite, devo ammetterlo. Non potrò parlare con te, nessuno dei fratelli potrà farlo, ma sarà piacevole averti tra noi. È un vero peccato, adoro le nostre lunghe chiacchierate. Tale regola però non vale per te alla tavola dell'abate. Tu puoi parlare quanto ti pare. Tuttavia, non te lo consiglio. Il padre abate non vede di buon occhio le chiacchiere frivole. Spero di non coprirmi di ridicolo. Non sono così abituato ad avere a che fare con uomini altolocati. Vorrei che potesse prendere il mio posto, fratello Piero. Vi meritate questo onore. A cena con un abate e un nobile? Che ci potrei abituare? Facciamo questo. In ogni caso, mi dispiace che il priore non vi abbia. Il priore vi abbia trattato in quel modo. Non è giusto. È umiliante. Oh no, figlio mio, non devi preoccuparti di me o del mio orgoglio. E ognuno di noi di tanto in tanto ha bisogno di farsi un bel bagno di umiltà per rimanere con i piedi per terra. No, Andreas, tu sei il mio orgoglio. Non posso certo dire di averti insegnato molte cose, ma sono fiero di aver conosciuto te e la tua arte. E quando lascerai l'abbazia di Kersau, potrei chiamare il tuo amico Lorenz, ecco, non Lorenzin, Lorenz, il barone Rothvogel, affinché ti aiuti nella tua carriera. In ogni caso si sbaglia, Ferenc ha torto sul fatto che voi siate lento. Non c'è niente di sbagliato nel vostro stile, non è vecchio, è solo perché lo dice un nobile. Andiamo direttamente contro Ferenc. Non pensarci, il tempo passa per tutti noi, le cose cambiano, il futuro si sovrappone al presente. Ma ciò non deve farti paura, finché rimarrai fedele a te stesso e a Dio, andrà tutto bene. Ora devo correre al refettorio per unirmi ai miei fratelli. Ci vediamo lì. Ok. Ma poi perché è tutta sporca quella la loro tunica? Tutta schifosa proprio. E noi non ci laviamo a quanto pare. Possiamo andare nel chiostro. Anzi, possiamo, sì, possiamo solamente tornare nel chiostro. Quindi torniamoci. Giardino grande. L'acquarium, sala capitolare, infermeria, abbazia superiore. Possiamo andare magari appunto nel villaggio per vedere se possiamo andare a parlare con Werner. Le figure in questo santuario di San Cristoforo sono davvero belle. Beh, bene. Iris, stupendi.
Qui si va nella foresta. Salve Till. Salve maestro Maler. Salve Till. Avete mai ammirato un panorama più bello? Dubito che in città abbiate paesaggi simili. No, dai, non posso dire che Norimberga abbia molte rovine romane, no? Ah, sì, Tassing ne è piena. Sono una vera meraviglia. Non vado molto allo scritto, visto che non so leggere il latino, ma voi potreste divertirvi a dare un'occhiata. Se lo farai, dovrai dirmi se corrispondono alle vecchie leggende di cui ho letto. Che genere di antiche leggende? Beh, quando padre Mattias era abate, mi lasciava prendere in prestito i libri della biblioteca dell'abbazia. Credo di aver letto metà di quella biblioteca prima che padre Gernot diventasse abate. Credo di avere letto metà di quella biblioteca prima che padre Gernot diventasse abate. Perché qualche volta cancellano? Adesso lui e padre Thomas hanno criteri severi riguardo a quali libri possono essere letti. I libri dovrebbero glorificare Dio, dicono, non rivalutare i vecchi costumi pagani. Ad ogni modo, i resoconti dei romani a Tassing, sì, a Tassing, sono i miei preferiti. Quel vecchio libro raccontava di come il cavaliere romano Gaio Metello sconfisse i Reti, se ricordo bene. Una forte nevicata lo intrappolò in questa stessa valle. C'erano barbari su ogni fronte e allora Marte inviò un lupo dal cavaliere. Anziché uccidere la bestia, Gaio la seguì fino a una sorgente magica con alberi carichi di frutti di ogni genere. E ogni tanto le lettere sono un po' difficili da leggere. Marte ci mise il lupo e la sorgente. A Gaio Metello. No, e Gaio Metello fondò Tessing dopo aver sconfitto i barbari per onorare il dio. E questa è l'origine di tutto. Assomiglia molto alla storia di San Maurizio, infatti, che mi ha raccontato fratello Matteo, senza le idee romane, ovviamente. Non ci avevo pensato. Entrambi rimasero bloccati dalla neve in questa valle, non è vero? E furono salvati vicino a una sorgente. Mi domando se siano la stessa storia. Ah, questo non lo so, maestro Maler. Capita che storie diverse si confondano con il passare degli anni. Potrebbe essere tutta una favola, ma è comunque una storia che mi piace. È bello sentirsi connessi a coloro che sono venuti prima di noi, anche se il loro legame, anche se il solo legame, è la terra su cui viviamo. Parole sagge, anch'io provo la stessa sensazione. È stato bello chiacchierare con voi, maestro Maler. Ora è meglio che torni al lavoro. Fatemi sapere se trovate qualche altro libro interessante in quella biblioteca, va bene? Non ne abbiamo trovato uno. A presto, Tirla. Ne abbiamo trovato uno, eh? Però non possiamo darglielo, a quanto pare. Possiamo andare al mulino. Un santuario di San Maurizio. La statua sembra antica. Ok. Abbiamo un altro fiore. Ah, l'aquilegia. Sembra che stia spuntando in anticipo. E qui si va. Chiesa e casa dei Drucker. Potremmo andare al mulino, prima però andiamo alla chiesa e alla casa dei Drucker. Per dirgli che non andremo a cena, immagino, magari abbiamo delle interazioni, dei dialoghi. Adesso può andare al mulino anche da qua. Franz Bauer e la vedova Kemperin non ci interessano. Casa dei Drucker non possiamo entrare. Centro città, no, villaggio. No, allora a questo punto torniamo. Andiamo al mulino per vedere cosa c'è, dato che non ci sono mai stato. Oh, accarezza Staub, accarezziamolo. Ok, possiamo entrare qui da qualche parte? No. Possiamo però guardare là. Finestre di vetro devono essere costate una fortuna. È ricco chi ha il mulino, eh. Che strano mulino, il vento fa girare le pale e il movimento aziona la macchina. Ma che strano mulino, è così che funziona un mulino. Rovine romane oppure pascoli? Andiamo alle rovine romane. Chi è che l'ha scarabocchiate? Sono i disegni di un bambino, mi chiedo chi li abbia fatti. Ma dai, ma hanno scarabocchiato davvero le rovine romane? Qua? È crollato. In passato probabilmente dava accesso all'acquedotto.
Però qui non c'è nient'altro da fare, quindi possiamo andare via, tornare ai pascoli e a questo punto andare direttamente alla... Oh, alla foresta. Aspettate. Di là, tra l'altro, c'era un'interazione ancora con un fiore che non abbiamo fatto, qui. Il bucaneve, uno dei pochi fiori che riescono a sbocciare così presto in primavera a questa altitudine. Diamo un'occhiata alla foresta. Giusto per vedere, no? Santuario di Santa Sazia. Cascata. C'è un botto di roba da esplorare, ragazze. Casa dell'Ercio, cosa? La maggior parte di questi alberi abbattuti è destinata al lavoro di ristrutturazione e al riscaldamento dell'abbazia. La città può solo raccogliere legna piccola. Ok. E di qua si arriva alla casa dei Drucker. Andiamo alla casa dell'Ercio, sono curiosissimo. Salve, Lercio. Oh, maestro Mahler. Sì. Ci siamo già incontrati una volta, credo. Stavi disegnando qualcosa vicino alla cascata. Sono il Lercio, cioè Adam, ma la gente mi chiama il Lercio. Tu sei il carbonaio? Sì, devo stare qui nella foresta, vicino alla fornace. Posso fare qualcosa per te? No, volevo solo essere gentile. Oh, certo, è stato un piacere. Alla prossima, maestro Mahler. Arrivederci. Ok, abbiamo conosciuto anche il Lercio, quindi. Salve, Vaxlav. Oh, salve. Ciao, non sei del luogo, dico bene? No, sono solo di passaggio a Tassing. Lercio è tuo amico? No, voglio dire, non lo conoscevo prima di arrivare a Tassing, ma mi lascia stare da lui. Quindi sì, suppongo che lo sia. Alla gente i romani non piacciono molto. La maggior parte delle persone disprezza tutto ciò che è diverso. Mi piace stare ai margini della città. Io ricerco appositamente ciò che è diverso, ok? Facciamo invece questa. Il Signore ha creato ognuno di noi con il proprio scopo e i propri doni. Come possono disegnare la sua creazione? Vorrei che più persone condividessero questo atteggiamento. Non vi ho visto spesso in giro. Vivete qui? Anch'io sono solo in visita a Tassing. Mi chiamo Andreas. Andreas Mahler. Ah, siete il miniatore che soggiorna su all'abbazia. È un piacere conoscervi. La maggior parte delle persone di Tassing non viene qui a parlare. Oh, giusto, io sono Vaxlav, uno stagnino itinerante. Viaggio di città in città, affilo coltelli, aggiusto piccoli oggetti da aggiustare, cose così. Cosa ti ha condotto a Tassing? Beh, io in realtà sono venuto qui per visitare la biblioteca di Kersau. Avevo sperato che uno dei monaci me li leggesse, ma l'abate non mi ha fatto entrare. Nessuno è ammesso all'interno della biblioteca, tranne le sorelle. Non mi sorprende che tu sia stato allontanato. Padre Gernot è un vecchio scontroso. Penso che la maggior parte dei giorni non vedo l'ora di buttarmi fuori dallo scrittorium. Sembra proprio un uomo arrabbiato. Ha minacciato di espellermi dall'intera Tassing. Cosa cercavi? Beh, ho spiegato che stavo cercando un testo sugli elementi. Se sono primordiali, come afferma Aristotele, allora Dio non li ha creati. Coesistono con lui fin dall'alba dei tempi. Vaxlav, questa eresia. È un'idea davvero interessante, ma la Genesi dice chiaramente che il Signore creò i cieli e la terra. È un'idea davvero affascinante, facciamo così. Incoraggiamolo a continuare. Non solo, spiega anche la presenza degli angeli e dei demoni prima della creazione del mondo. Dei cinque elementi, gli angeli sono fuoco e aria, mentre i demoni acqua e terra. E il mondo era etere prima che il Signore lo plasmasse. È per questo che Satana apparve a Eva come un serpente. I serpenti possono vivere solo in pozzi e grotte profonde. La Chiesa non vede di buon occhio gli eretici e nemmeno io. Dovresti pentirti per aver pronunciato questa assurdità. No, no, no. Non avevo mai considerato questo punto di vista. Penso sia una valida osservazione. Non mi aspettavo un dialogo così franco con voi, maestro Mahler. Pochi uomini della vostra levatura discuterebbero di simili idee con qualcuno come me. In ogni caso dovrei rimettermi al lavoro. A più tardi, Vaxlav. Ok, abbiamo conosciuto quindi sia Lercio che Vaxlav, due personaggini interessanti, Chissà che magari prima o poi non arrivino ad essere importanti nella storia. Andiamo qui al santuario di Santa Sazia. Un'incisione di Santa Sazia, sembra piuttosto antica. No, possiamo solamente vederlo, ok? E non possiamo fare nient'altro. Però
Però ci ha contato che l'abbiamo visto che ha salvato il gioco. Andiamo alla cascata. Marcio è pieno di insetti. Non c'è da stupirsi che Otto non l'abbia tagliato. Ok. Credo che l'acqua della cascata provenga dallo scioglimento delle nevi sui monti che sovrastano l'abbazia. Va bene. Vecchia miniera di sale, attenzione. Diamo un'occhiata. La vecchia miniera di sale di Tassing, la fonte di ricchezza della città prima della creazione della Via Imperi. Ok. Però non c'è nulla da fare qui per ora. Beh, iniziamo comunque ad avere conoscenza della mappa, eh. Cioè, ora abbiamo esplorato anche tutta questa parte. Sappiamo dov'è la cascata, sappiamo dov'è la vecchia miniera di sale, il lercio e il santuario di Santa Sazia. Quindi niente male. A questo punto direi che possiamo anche tornare all'abbazia. E andare nel refettorio per mangiare insieme agli altri. Allora, refettorio, vediamo se si raggiunge da qui. Piostro, cripta, torre, dormitorio, vecchio bastone, sagrestia. Ah, possiamo entrare in sagrestia ora. Prima non potevamo. Ostensorio, calice, patena, ciborio e purificatoio. Quasi tutto quel che serve per la messa, tranne l'ostia. Probabilmente è qui che vengono custodite le ricchezze dell'abbazia. La sagrestia svolge anche il ruolo di tesoreria. Gli armadi contengono tutti i paramenti che padre Gernot e fratello Mathieu usano durante la messa. Ok. Però non c'è nulla di interessante qui dentro. E per andare al refettorio. Niente, passiamo allora dal cimitero. Andiamo nel chiostro e qui dovremmo trovare il refettorio. Chiesa, refettorio, eccolo qui. Andreas, mi rallegra che tu abbia potuto unirti a noi. Grazie, mio signore. Padre Gernot, padre Thomas, priore Ferenc. Simon Pietro rispose: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oh, il Vangelo di Matteo, meraviglioso. E Gesù gli disse: Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Hai letto Matteo, Andreas? Sì, l'ho studiato a fondo all'università mentre perseguivo il mio dottorato in teologia. Amen. Ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato in terra. Tu sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Che lui continua a leggere il Vangelo. Poi ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Messia. Tutto ciò che avrai legato in terra sarà legato nei cieli. A tal proposito, padre Gernot, avete mai letto qualcosa di Martin Lutero? Aia. Io no, non posso dire che ha alcune incredibili idee sulla Chiesa. Geniali, a mio avviso. Tutti che lo guardano male, infatti. Mio signore, la cena è di vostro gradimento? Se ben ricordo, un pia... vi piacque... Ah, ecco, fatti. Vi piacque molto la quaglia in occasione della vostra ultima visita. La quaglia? Mio Dio, padre abate, la quaglia è ottima, ma non pensate che le idee di Lutero meritino di essere discusse? Parla del futuro della Chiesa, sconvolgendo le cose in un modo che non credo si sia mai visto prima. Padre Thomas, voi vedete il valore nelle sue idee, non è così? Mio signore, non intendo offendere, ma no, non è così. Fratello Matteo, giusto? Che nome appropriato. Cosa pensate degli attacchi di Lutero alla Chiesa in merito alla vendita delle indulgenze? Matteo si rifiuta di rispondere. Barone, vi prego di non coinvolgere gli altri fratelli in questa conversazione. Va bene. E Andreas? Attenzione. Di certo un uomo che ha frequentato la stessa università di Martin Lutero avrà qualche riflessione da condividere sulla sua opera. Ok.
Ho qualche riflessione, sì. Ci sono numerosi meriti teologici nell'opera di Lutero. Ah, un dibattito eccellente. Perché non iniziare dalle 95 tesi? Basta così. Gernot si è incazzato. Andreas, dovresti avere più giudizio. Barone Rothvogel, siete il nostro ospite e abbiamo grande considerazione di voi, ma adesso abusate della mia pazienza. Non discutere dell'opera di Lutero con Andreas, con Thomas, con Matteo né con nessun altro fratello. Sono stato chiaro? Direi di sì, padre. Questa è la vostra abbazia, ma ritengo la vostra reazione eccessiva. Avete troppa paura del cambiamento. Che venga da Lutero o da qualcun altro, una riforma è inevitabile per la Chiesa. Fareste meglio ad accettarlo. Cosa? Né voi, né Martin Lutero, dettate il futuro della Santa Chiesa a vostro piacimento. Questo discorso è ben più che ingiurioso. È blasfemo, oltraggioso. Come vi permettete? Capisco. Ho esagerato e temo di aver rovinato la cena di tutti i presenti. Vi chiedo scusa. Nonostante questo evento spiacevole, terrò fede al pagamento del mio manoscritto e donerò la mia copia dell'Historia Tassie. Se non riuscite ad accettare ciò che il futuro ha in serbo, forse è il momento di venire a patti con il vostro passato. Bene, non serve che io mi trattenga più del dovuto. Padri, fratelli, Andreas. Buonanotte. E se ne va. Perché, Andreas? Perché gli hai risposto? Non me l'aspettavo da te. Ora devo chiederti di andare via, così che io possa conferire in privato con i fratelli nella mia sala capitolare. Fratello Piero, ti prego di accompagnare Andreas fuori. Mi congedo anch'io. Buonanotte. Che se ne va anche Thomas. Strano. Non preoccuparti di padre Gernot e del barone. Domattina sarà già tutto risolto. Spero che il padre abate riesca a capire che il barone ha buone intenzioni, anche se ha scelto il momento sbagliato per esprimersi. Penso che il barone dovrebbe scusarsi se vuole essere perdonato. Eh sì. Ricorda Matteo. Ricorda Matteo, Andreas, il nostro perdono deve essere come l'amore di Dio, libero e incondizionato. In ogni caso, spero che il barone riesca a rispettare le richieste dell'abate finché è qui, per il bene di tutti. Fratello Piero, cosa pensate delle idee di Martin Lutero? Ah, aspetta, uomini più giovani e saggi di me a discuterne. Io sono solo un monaco, Dio sia lodato. Buonanotte, figliolo. Ok, e siamo all'ora della compieta. Una cena problematica, mi conviene dormire un po'. Sì, però conviene anche andare nella biblioteca. Nel passaggio segreto, posso entrare da qui? Ah, non posso entrare. Mannaggia. Non posso entrare nella cripta? Posso andare nel convento dove sono le ragazze? Posso entrare nella casa della priora? Ok, questo l'avevo già letto. Vediamo. Mi dice qualcosa che sono venuto qui a quest'ora? Dio ti benedica, Andreas. Dio vi benedica, Madre Cecilia. Posso esserti utile in qualche modo? No, mi dispiace, apri tardi. Ah, ok, beh, allora potevate anche non farmelo fare il dialogo, no? Se non posso dire nulla. Io non penso ci sia molto da fare. Aquarium del convento. Accarezza Mousefinger già accarezzato. A questo punto andiamo, ritorniamo a casa e andiamo a dormire allora. Ah, c'è qualcuno? C'è una lampada ancora accesa nella foresteria. Lorenz deve essere ancora sveglio. Chissà come sta. Cosa aveva in mente? È un barone, ma non poteva certo aspettarsi che quel piano andasse a buon fine. La tempesta non sembra avere alcuna intenzione di cessare a breve. Sarà meglio tornare dai Gärtner. Non posso passare di qua? Non posso andare a vedere chi c'è qui dentro? Ah, non posso entrare, mannaggia. Di qui c'è qualcuno? C'è qualcosa? No, zero. A questo punto torniamo indietro. Eh?
Ah, un fantasma. Tutto bene, maestro Mahler? Credo di aver appena visto la manifestazione fisica di uno spirito. Vai. Il fantasma? Sì? Potrebbe essere un romano, forse anche un antico pagano. Non sarebbe la prima volta che qualcuno vede dei fantasmi da queste parti. Interessante. Beh, penso di aver trovato l'ultima pecora smarrita di Johan. Torno a casa. Abbi cura di te, maestro Mahler. Certo, grazie. Till. Ok, con lui avevamo anche già parlato prima, quindi conoscevamo un po' il suo background. Ok, ora torniamo a casa. Ah, no! Cavallo pallido, ancora sul pavimento. Rimani in silenzio. Mattutino, mattutino, il cavallo pallido, morto! Cosa ci fa padre Thomas qua? Sorella, ascolta la mia voce, mi senti? Mi senti? Steve. Sì, padre, vi sento. Sono qui. Ed è ora? Sì, sei con noi. Ed è ora. Mi dispiace, Andreas. Deve essere stato piuttosto inquietante. Sembrava che stesse avendo una visione statica. Il barone le aveva detto che eravate un uomo istruito, ma il vostro sapere mi sorprende comunque, Andreas. Comunque sì, Suora Marie è una mistica e quando Dio lo ritiene opportuno, le fa avere delle visioni. Alcune sono più spaventose di altre. Cosa ci fa lì dentro? Vive nella chiesa? Sì, vive lì. Mi sorprende che non l'abbiate mai notata prima. Se veniste a messa più spesso, vi accorgereste che le do la comunione attraverso una finestra che comunica con la sua cella. Oh, è un'anacoreta? Sì, esatto. È devota a Dio e vive rinchiusa nelle celle adiacenti alla chiesa. Per il mondo è come morta, ma conduce un'esistenza basata sulla preghiera e la contemplazione religiosa. E a volte, molto raramente, ha delle visioni straordinarie e terribili. È originaria di Tassing o era una suora a Kirsau? Nessuna delle due cose. È arrivata qui da un'abbazia benedettina della Bassa Baviera dopo che questa è stata incendiata. Sono il suo confessore e custode. Molte anacorete non sanno leggere né scrivere. Io registro le sue visioni affinché siano più facilmente interpretabili. Pensavo che tutti i monaci e le suore di Kersau sapessero leggere, anche il povero fratello Volkbert. Grazie, padre Thomas. Ora devo riposare. Grazie, padre Thomas. Ora devo riposare. Ah, ok, non ho sbagliato a scriverlo perché lei giustamente non è un monaco. Certo, sorella. O meglio, non è un nobile, credo, quello fosse la Grafia dei Nobili. Sembra infelice. Non è infelice, ma soffre, sia fisicamente che spiritualmente. Il dolore spirituale deriva dalle sue rivelazioni, vanno e vengono. Io tento di affrontarle nel miglior modo possibile. Il dolore fisico deriva da una deformità nella spina dorsale e dai problemi alle articolazioni che ne derivano. Non conosco alcuna cura per questo. Se non rivolgerle le mie preghiere all'Onnipotente. Suora Marie dice di aver avuto una visione di morte. Che qualcuno sia in pericolo? Oh no, non giungere a conclusioni affrettate. Le sue visioni sono divine e potenti, ma potrebbero avere molti significati. Alcune delle sue rivelazioni richiedono anni per essere comprese, e alcune potrebbero non essere mai comprese, se è questo che Dio vuole. In ogni caso, la discussione a cena è stata piuttosto preoccupante. Può darsi che abbia gettato un'ombra sui nostri pensieri. Comunque, pare che la nostra cara sorella si sia riaddormentata ed è ora che anch'io mi prepari per andare a letto. Buonanotte, Andreas. Buonanotte, padre. Ok, abbiamo avuto poche chance di scegliere dei dialoghi in questo momento. Al mulino è inutile che vada. Qui sotto non penso di dover andare. Casa del Roker, va bene. Centro città. Villaggio. Andiamo al villaggio. Casa degli Zimmerman. Esatto, stiamo tornando a casa nostra. Fattoria di Johann Bauer.
Fattoria de Gärtner. Centro città. Allora, dovremmo andare alla fattoria de Gärtner, ma io sono curioso di vedere cosa c'è alla fattoria dei Bauer. C'è un maiale. Ah no, di qua si può andare direttamente alla mia fattoria. La famiglia di Johan tiene degli alveari per ricavarne miele e cera. Ok. Non possiamo entrare. E di qua c'è la fattoria, l'altra fattoria Bauer. No, Franz Bauer e la vedova Kemperin. Vediamo cosa c'è, giusto per curiosità. Queste intaglie sono piuttosto bizzarre. Ok. Non possiamo ovviamente entrare qui, però possiamo passare? No. Ecco, per curiosità voglio vedere appunto com'è strutturata la mappa di questo posto. Vedere se ci sono interazioni nascoste o altre segretucce. Guardate i maialozzi là dietro. A questo punto niente, torniamo al villaggio e andiamo direttamente in casa nostra. Di qua. Eccoci tornati. Casa dei Garner, non c'è niente da fare, di qua si va alla fattoria di Johan. Vai, casa dei Gartner. O meglio, dei Gertner. Quello lì sta già dormendo. Stanno già tutti dormendo, in realtà. Andiamo anche noi in camera nostra. Ok, anche questo l'avevamo già fatto come interazioni. Sì. Vai, andiamo a dormire. Vai a dormire. Si è cambiato, si è messo il berrettino. E avevo un sacco di juta addosso, non lo so. Abbiamo saltato il mattino, siamo andati direttamente a lavorare. È ora di tornare al lavoro. Non ho ancora sonno, magari dopo la compieta. Sì, va bene, ho capito. Wow! Shh, va tutto bene, Ursula. Buongiorno, cosa è successo? Anzi, buongiorno, vi serve aiuto con Ursula? No, piangere un po' non le farà male. E poi ormai dovremmo essere riusciti a riparare quasi tutte le perdite. Ursula è la mia prima figlia e ha un bel caratterino, ma ormai ho imparato a trattarla. Jorg è stato una manna dal cielo. Aiutò Christine, credo sia quello. Sì, Christine. Con Eva quando ero una bambina. Non ti facevo uomo di famiglia, Andreas. Non lo sono, non ancora. Volevo solo rendermi utile. Ho due fratelli maggiori, entrambi sposati, quindi ho diversi nipoti con cui giocare lo zio. Apprezzo l'offerta, un giorno, magari. Anzi, un giorno sarai un buon marito, Andreas. Beh, grazie. Uff, quando si fermerà il temporale? Piove a dirottura stamattina. Peter e Jorg sono fuori, cercano di tenere testa all'alluvione. O c'era la fattoria in pericolo? Sì, è sempre in pericolo quando piove tanto, ma abbiamo visto di peggio. Qualunque cosa accada, sarà come vuole. Dobbiamo avere fede nella provvidenza e affrontare ciò che verrà. Oh, ho del cibo per te. Ecco. Mi spiace non essere riuscita a preparare altro. Grazie. A proposito, Otto ti manda i suoi saluti. Otto le ha mandato i suoi saluti. Probabilmente la sta corteggiando, lo sappiamo. Allora sii un buon amico e diglielo. Probabilmente sarebbero felici insieme. A proposito, Otto ti manda i suoi saluti. Vai. Oh, davvero? Haha. Bene, grazie. Buona giornata all'abbazia, Andreas. Cerca di stare all'asciutto. Grazie anche tu. Buona fortuna. Ciao, Ursula. Oddio, ma sono sparito davanti a lei? Sono un mago. Andreas, va tutto bene, Peter? No, non va tutto bene. Alcune delle nostre pecore sono fuggite e non ho per niente voglia di trascorrere la mattinata a riparare di nuovo questo maledetto muro. È la terza volta quest'anno. Finisce sempre così. La pioggia cade sull'abbazia ma travolge noi povera gente. Ma che vuol dire, scusa? Beh, non si può certo incolpare l'abbazia per questo, non sono loro a controllare la pioggia, infatti.
C'è un motivo se noi viviamo qua giù e loro lassù, Andreas. Comunque, ora devo rimettermi al lavoro. Ci vediamo? Beh, su quello hanno ragione, cioè. Ovviamente vivendo in basso si beccano tutta l'acqua che arriva anche dal cima. Ok, dovremmo andare all'abbazia ora, immagino. Quindi andiamo nel villaggio. Salve, Andris. Quindi, Otto ed Eva, eh? Sì? Che c'entrano? Otto ha buon occhio, non posso certo negarlo. Suppongo di sì. È una brava donna, determinata. Non amo spettegolare, Andreas. Non lo chiedo per alimentare il fiume dei pettegolezzi, ma per placare la mia preoccupazione per la felicità dei miei amici. Certo, Andreas, è un modo sofisticato di giustificare la tua tendenza a piccanasare. Beh, se vuoi la mia opinione, penso che Otto si stia muovendo troppo lentamente. Oh? È già abbastanza vecchio da non infatuarsi come un ragazzino. Quei due si piacciono? Penso che quando si trova la persona giusta ci si dovrebbe buttare. È quello che farei io. E dov'è la signora Schmidtin, se posso chiedere? Oh, è una questione privata. Puoi fidarti di me, Andris? Non siamo forse vecchi amici? È quello che dicono sempre i pettegoli. Ma siamo amici, non posso negarlo. Io spero di trovare una persona che mi stia accanto e con cui costruire una famiglia. Non mi ha concesso, Dio non mi ha concesso questa benedizione. Non crociarti, potrebbe accadere da un momento all'altro, Andris. Speriamo. Ah, devo tornare al lavoro, Andreas. Basta chiacchiere. A più tardi. Ok. Abbiamo parlucchiato un po' con Andris, qui c'è il centro città. Ah, non possiamo passare sulle pozzanghere, ok, quindi dobbiamo per forza andare nel centro città ora. E qua mi sa che parleremo un po', eh. Forno degli Alban, Urlik. Ti protegga. Dio ti protegga, Andreas. Sembra sia arrivata una bella tempesta primaverile, anche se spero finisca presto. Buongiorno, sono sicuro che finisca presto. Se Dio vuole. Urlik. Ho pagato Gret per il pane di segale della scorsa settimana. Mi dispiace avervi fatto aspettare. Non devi preoccuparti. Saluta Fortunato da parte mia. Naturalmente. Ora vado a casa e poi dagli Pfeiffer. Buongiorno Agnes. Cosa succede dagli Pfeiffer? Il figlio di Elena dovrebbe nascere fra circa un mese. Con l'ultimo è stata molto dura. Non ce l'ha fatta. Dio lo abbia in gloria. Voglio solo aiutarla come posso. È nelle mani di Dio. Abbi fede nella provvidenza. Come sempre, Ulrich, mi farò la mia parte. Come sempre, Ulrich, ma farò la mia parte per aiutare. Perché lasciare tutto il lavoro al nostro signore? Ora devo andare. Ok. Buona giornata a entrambi. Andreas, non restare sotto la pioggia. Dite a Elena che pregherò per la sua buona salute. Vai. Apprezzerà il tuo gesto, Andreas. Grazie, a più tardi. A più tardi, Agnes. Ed ora immagino che possiamo anche entrare qui nel forno. Esattamente. Diamo un'occhiata a questo forno qui. Anna. Salve. Gret. Andreas, che piacere vederti. Sei una gioia per gli occhi, come sempre. Sei tornato per la mia segale? Cara Gret, sai che non posso resistere alla tua segale, infatti. Andreas. Ero nei dintorni e ho pensato di passare per un saluto. Ora però devo congedarmi. Sei proprio un bravo uomo. Beh, sei sempre il benvenuto qui, Andreas. E puoi avere la mia segale ogni volta che lo desideri. Stammi bene. Brava, Gret. Andiamo a parlare anche con il cornuto del marito. Dio ti benedica, Andreas. Ok, niente, non parla con noi. A questo punto possiamo andare nella città zona nord oppure nella casa degli Steinwehr. A ficcanasare un po'. Dai, non c'è niente nella casa degli Steiner, ma peccato. Possiamo andare ad accarezzare Schlau. Vai, accarezziamo Schlau. Se non sbaglio c'è un obiettivo in questo gioco che ti richiede di accarezzare 5 animali.
Con questo dovremmo essere a 4, in teoria. Ne dovrebbe mancare solo uno. Ok, chiesa, casa dei Drucker, ci siamo già stati. Io andrei però nella città nord. Perché mi sa che qui non ci siamo ancora stati, infatti, non mi ricordo questa parte. Altre rovine? Mi chiedo se risalgono all'antica colonia romana. Casa dei Stolz, non possiamo entrare. Tassing è fortunata ad avere una tale quantità di betonica spontanea. Io dovevo comprarla a Norimberga. Ok. Quindi qui niente da fare. Cioè nella parte nord c'è solamente la casa di Stolz. Ed è abbastanza inutile andarci. Ora si può entrare? No, nella casa dei Drucker non si può comunque entrare. Franz Bauer e la vedova Kemperin. Andiamo sotto un attimo. E se possiamo entrare ora qui? No, non possiamo entrare. Peccato. Peccato, qui sotto possiamo entrare? Qui? Qui c'era una casa? Sì! Casa di Ottilia, possiamo entrare. Serve Ottilia? No, non ci dice niente però. E non c'è niente da fare qui dentro, peccato. A questo punto torniamo là dove avevo visto che c'era sicuramente un evento perché c'era un personaggio incazzato, fermo, e che prima non c'era, quindi assolutamente qui. Eccolo lì. Padre, l'ho già detto, non va bene che l'acqua defluisca così velocemente. Sta intaccando le fondamenta, bisogna dare un'occhiata. A fortunato è quello che stava per tirare un pugno fortissimo al barone, proprio all'inizio del primo episodio, vi ricordate? Ho capito, ma se scavi qui potresti disturbare i corpi in decomposizione del cortile. C'è qualcosa di losco, questo non vuole che scavi qui perché c'è nascosto qualcosa lui. Non lo nego, padre, ma finiranno comunque per riemergere in superficie. Certo, ma perché disturbarli inutilmente? La chiesa è vostra, padre, ma non potete rimandare la faccenda per sempre. Le fondamenta stanno per cedere. Capisco, magari ci penseremo dopo che parte delle ossa saranno state spostate negli ossari. Ti ringrazio, Fortunato. Ah, buongiorno, maestro Mahler. Buongiorno, padre Thomas. Tutto a posto con la chiesa? Oh sì, Fortunato mi stava di nuovo ricordando il pericolo che le forti piogge possono rappresentare per le fondamenta. Dio si prende cura del suo gregge, ma a volte il recinto richiede una mano terrena. La cosa verrà risolta. Dio sia con voi, Andreas, e con voi, padre Thomas. Arrivederci. Ok, questo Thomas continua ad essere sempre più losco comunque. Andiamo nei pascoli per arrivare all'abbazia. Oh, salve, Till. Ok, non si parla con lui. Martin? Ha rubato qualcosa, sicuro. Ehi, Martin! Allora, ricevi un saluto amichevole da parte di Martin, fallito, perché hai definito Martin un idiota. Hai detto a Martin di non lavorare troppo, e questo gli è piaciuto. Martin ha troncato la conversazione infuriato con te. Fottiti, Andreas. E ci stanotici addosso. Bah. Dovrei recarmi allo scrittorium. Gernot mi darà una tirata d'orecchie se faccio di nuovo tardi. No, perché? Sei andato qui? Ah, perché ho premuto A e c'era il coso sulla foresta, ok. Abbazia inferiore, andiamo. Oh, salve, Miklaus. Dio sia con voi, Andreas. Pensi davvero che Dio sia con noi? Guarda che pioggia. Vi state preparando a partire nonostante l'acquazzone? Questo tempo è una sventura. Ma oggi arriverà la moglie del barone, Lady Salomea. Ah, davvero? Interessante. Il mio signore intende partire subito dopo il suo arrivo. Da quanto tempo sono sposati? 7 anni ormai. È una brava donna, una vera signora. Spero di salutare il barone prima della sua partenza. Sono certo che apprezzerebbe. Ha speso parole di elogio nei vostri confronti prima di ritirarsi per la notte. Era felice della disponibilità che avete dimostrato di discutere con lui a cena, anche se l'abate ve lo farà pesare. In tutta onestà, adoro discutere. Allora voi e il mio signore avete molto in comune. Beh, sono contento di essere nelle grazie del barone almeno.
Niente, qua abbiamo perso di nuovo. Comunque, ottieni il favore di Lorenz Rotvogel. È fallito, giusto? No. Dovrebbe essere in parità. E si è lamentato di essere arrivato in ritardo all'abbazia. Quindi non gli è piaciuto. Ha espresso interesse per le idee di Lutero, gli è piaciuto. Ti sei rivolto al barone chiamandolo per nome, sapevo che lo faceva infuriare. Hai provato a rifiutare l'invito a cena del barone, infatti, però hai coinvolto Lorenz in una discussione a cena e gli è piaciuto tanto. Fallimento, peccato. Le cose non stanno proprio così. Sfortunatamente sembra che abbiate offeso il barone in qualche modo. E quale? Forse in più di un modo. Fossi in voi non mi preoccuperei troppo, maestro Mahler. E alquanto incline al perdono. Dove è andato il tuo padrone? A fare una passeggiata di buon mattino. Non ha detto quando avrebbe fatto ritorno. Speriamo torni presto. La pioggia ha trasformato il terreno in una fanghiglia. Il mio signore potrebbe sorprendervi, Andreas. Non gli è mai importato di avere fango sugli stivali. Ovviamente poi spetta a me a pulirli. Sembra che il barone sia un uomo piuttosto insolito sotto diversi aspetti. Ah, forse avete ragione. Per me è semplicemente il mio signore da 7 anni a questa parte. A proposito, avete visto un giovanotto col cappello basso e dall'aspetto burbero mentre venivate questa mattina? Fai l'occhiolino. Non ti riferisci a me, vero? Ah, ti riferisci sicuramente a Martin Bauer. Lo vendiamo o non lo vendiamo, Martin? Io lo venderei. Mi è corso davanti nel pascolo mentre salivo su per la collina. Aveva molta fretta. Ah, questo spiegherebbe gli anelli spariti del mio signore. Di che anelli si tratta? Uno d'oro, uno d'argento, una manciata di fiorini e un libro che il barone aveva intenzione di donare all'abbazia. Un libro? Di storia tessie? Tassie? Sì, credo di sì. Stavo sistemando le cose sul barone, le cose del barone, e ho notato che erano spariti. Il ragazzo è noto per rubare. Non mi sorprenderebbe se fosse lui il responsabile degli anelli mancanti. Questo spiegherebbe le cose. Purtroppo temo che il furto gli sia stato facile. Ieri ho sorpreso il ragazzo con il cappello, quello che chiamate Martin, mentre sbirciava dalle finestre. Avrei dovuto redarguirlo allora, ma beh, mi era parso innocuo. Mi dispiace, spero che ciò non crei problemi al barone. Il mio signore è un uomo ricco, non sentirà la mancanza né dell'oro né degli anelli, ma penso che la scomparsa del libro lo infastidirà. Era piuttosto emozionato all'idea di mostrarlo all'abate. Bene, devo finire di preparare i cavalli. È sempre un piacere parlare con voi. Certamente, spero che questa pioggia cessi prima della vostra partenza. Se Dio vuole, alla prossima. Alla prossima. Ok, abbiamo venduto il povero Martin, lo stronzetto. E tocca andare allo scrittorium. Ecco qua, passiamo sempre dal cimitero, d'altronde per arrivare al vecchio bastione, si deve passare dal cimitero. A meno che dalla chiesa effettivamente si può arrivare più facilmente, vero? Vai, entriamo nello scriptorium. Eccoci qui. Oh, che meraviglia! Il resto dell'abbazia è fradicia, è fradicio, e qui non c'è una goccia d'acqua. Meno male che l'abate ha fatto sostituire a 8 il tetto dello scriptorium e della biblioteca il mese scorso. Cos'è? Con il calefattorio qui accanto, restiamo al caldo mentre tutti gli altri sono freddi e bagnati. Invece di esultare della nostra fortuna, dovreste pensare a vostri fratelli e sorelle e pregare per la loro salute e sicurezza, infatti. La lungimiranza dell'abate ha salvato molto del nostro lavoro e ha protetto il contenuto della biblioteca. La città non se l'è cavata altrettanto bene. Sono certo che si riprenderanno. E se anche non dovessero farcela, non mi interesserebbe. Fratello Gui, il tuo cuore è più duro della pietra di questo pavimento. Ecco il vecchio monaco scontroso. Ma dov'è quello simpatico? Fratello Piero? Non l'avete ancora visto oggi? Sì, prima che arrivasse fratello Gui. Fratello Piero è andato a parlare con l'abate poco fa. Che cosa? Perché Matteo suona la campana? Non può essere già la terza. Spero che si fermi presto. Una tale cacofonia è un assalto alle mie fragili orecchie.
Non si ferma. Questo significa che siamo convocati nella sala capitolare. Dio, dammi la forza di sopportare anche la pioggia. Sono 50 piedi di distanza, vecchio. Sopravviverai. Dio, dammi la forza di sopportare quest'uomo. Vabbè, dobbiamo andare anche noi, no? Non si ferma ancora. Cosa sta succedendo? Non può essere a causa della tempesta. Meglio andare a vedere di cosa si tratta. Ma andremo a vedere di cosa si tratta nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!